ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì. L'attesa è finita. Questa sera, per la prima volta dopo la separazione, Fedez parlerà nel programma Belve. Fedez ammette quindi che i guai della Ferragni siano tra i motivi della loro separazione. Un'intervista a tutto campo in cui il rapper cederà la commozione affrontando tutti gli argomenti che in questo periodo hanno segnato la sua vita, dal Pandoro Gate alla fine del suo matrimonio alle voci di tradimento. Intanto sui social i Ferragnez non esistono più. Due vite oggi assolutamente separate, quelle di Chiara e Federico, mentre lei appare sempre meno, lui al contrario è attivissimo. Vola a Miami con i bambini e lo fa sapere pubblicando foto con auto di lusso, video in cui si diverte spavaldo tra amici. Lay down. E tu per me sei la crisi di stato, l'amore. Invece Chiara, dopo la vacanza a Dubai insieme a Leone e Vittoria, ha aspettato una settimana prima di mostrarsi insieme ai suoi piccoli. È mamma Marina a pubblicare un suo scatto mentre stringe i figli, rigorosamente di spalle. C'è anche lei che abbraccia il cane Paloma, fino ad oggi dato per disperso. Da una parte Fedez, che inonda i suoi profili, dall'altra Chiara, che dosa selfie, post e storie. L'imprenditrice, di recente avvistata sul Garda con le amiche storiche, dove molti credono sia per comprare una casa, sembra che non abbia più voglia di essere iperconnessa, mentre Fedez è tutt'altro. L'acquisto di una Ferrari, di un appartamento al centro di Milano che sta arredando per renderlo il più possibile adatto ai bambini. Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra casa, scrive ai margini di un post. Poi le voci insistenti su presunti tradimenti che Chiara avrebbe scoperto. Insomma, mentre la Ferragni sembra voler rallentare, lui corre. Per qualcuno, dopo la separazione, sarebbe addirittura rinato. Ma cosa succederà ora? Quella coppia, che era un affare da milioni di dollari, che trasformava momenti di vita da favola in operazioni di marketing, non c'è più. Riusciranno singolarmente ad imporsi? Insomma, Fedez e Chiara Ferragni funzioneranno da soli, senza il loro marchio di famiglia?